Thank you.
Ah, buonasera. 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 Che casino. Siamo carichi, carichissimi. Tutto a posto. A Ferragosto. Sì, 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 tutto bene. Non so. Già da chi è che sta guardando la diretta? Un grande fede la serata già qua. Partito. Scimmia. Mi sono dimenticato di mettere in mute. Mute. In mute, in mute. In modalità, in modalità mute. Sta su mute. Basta! Basta! Bene, ragazzi. Mi spiegate che cos'è questo basta, ragazzi? Purtroppo non possiamo... Possiamo spiegarlo, ma poi verremo tipo... Bannati. Ah, ok. Beh, Gaz, mandagli il video a Diego di là, che si sia Paolo. Si può dire il, il nome del video o no? Ma no, è un video di una vecchietta che insulta la nipotina. Sì. Ah. Che fa? Basta! Vabbè, il resto lasciamolo immaginare. È gergo dialettale veneto. Okay. Il resto è leggenda. Invocazione religiosa. Cos'è? Invocazione religiosa. Ma in realtà una volta avevo trovato una compilation su YouTube, tipo anziani, e ce n'era una che gli faceva a sua nipote, cioè si girava e fa, cioè, ma vai figlio! Ma c'era anche... ovviamente condito con poi anche il... Ovvio. Le santità varie. Ma in questa compilation c'era anche 15-18? No, perché erano tipo vecchi che... insultavano i membri della famiglia. Non l'hai visto il 2 di 15-18? No, non l'ho visto. C'è anche il 2. No, e poi ne esce un vecchio dicendo basta. No, comunque ragazzi, bando alle ciance, cosa importantissima, questa è l'ultima prova prima del live. Già. Mi interessa. Questa è l'ultima sala prova in diretta. Gustiamocela. Eh sì. Già è una mascherina nuova. Sì, perché è stagionale. Questa è in stagione giusta. Poi quest'anno va molto il nero. Quindi questa mascherina qua ha sempre un che da cocorita. No, da ma pappagano. Sembra Shinobi. Nero è un evergreen. Però Samurai Shinobi sembra. No, a me sembra più una roba. Spero che sia tipo un ninja. Samurai Champloo. Sembrato tre pagliacci. In realtà stavo per dire Bane, il personaggio di Batman. Ma voi mi avete detto un ninja. Cazzo, è vero, ciao, che gli mancano tutti gli spuntoni, però c'ha i tubi che vengono fuori per... Bisogna che discutiamo dove inserire in scaletta lo Spoios. Bravo. Ah, bravo. Avete un'altra canzone? Sì, sono arrivati da 15 a 16 minuti e mezzo. Sì, dura 1 minuto e 45. Ecco, esatto, perfetto. Guarda, allora Però se la facciamo 10 volte sono altri 10 minuti. Se la facciamo a tipo 30 bpm... Secondo me lo Spoios ci starebbe bene tra Fish e Jack Deck. Dai, ci sta, la vedo bene. Praticamente dovrebbe venire fuori così. Più meno vecchio, più lenta ancora. No, non l'ho capita. No, per farla venire fuori tipo 3 minuti e mezzo di canzone. Che dura un minuto e 40. Facciamo vari step. Semplicemente alla metà della velocità. Proviamo a farla. Approvata quindi tra Fish e Jack. Okay. Vediamo, sì, dai. Intanto la mia. Dio, boh, non mi ricordo quello che è l'intro. Io non vedo l'ora di usare questa stasera. Sai, ma cosa? Ecco dov'era. Era là sopra. Ma chi l'ha usata qualcuno? Sì, l'hanno usato ieri gli Sparkly, che erano in acustico, e quindi gli ho portato il l'ovetto. È l'ovetto Kinder quello. La forma troppo dire. Me lo può suggerire. Esatto. Pensa che quando lo porto di qua, quello lì, è trasparente. Ah, è vero perché ha il green screen. Esatto. Che? È trasparente? È green screen? Eh sì, ma in teoria nella diretta l'ha già fatto sto... Sì, in video da me, quello lì, diventa trasparente. Perché c'è il green screen dietro, come quello del mezzo. Ah! Nessuno si è mai vestito di verde, là. Vestitevi di verde, vestiti di verde. C'è Riccardo lunedì, un ragazzo che segue i Vertigine, che è venuto qua, aveva la maglietta verde, ha iniziato a muoversi per la telecamera solo con la testa, tipo... Sì, ma io ho visto un video di uno che aveva la chitarra verde, era ancora meglio. Che figata. No, questo mi porta a pensare. Io so sempre, a volte faccio dei pensieri un po' malsani. Un po' strani. Vabbè, siamo in due. Pensati che figata se tutti i veicoli fossero invisibili. Farebbe straridere. Tipo quelli della polizia. Pensa che ridere. tutti, pensa che ridere quando
gli fanno i pompini. Comunque io vorrei un attimo distogliermi da questo. Volevo... Pompini, no. No, scusa. O quelli che al semaforo. Tipo... Esatto. No, ma dovevi dire una cosa, una precisazione. Cioè, solo i veicoli o anche i conducenti e i passeggeri? No, solo i veicoli. Quindi come dire le persone sedute che sprezzano. Ma vecchio, tipo su GTA San Andreas, ste robe. C'erano sì? Sti... Esatto, quel trucco lì. È vecchio, fa strada. Ma no, ma lì su GTA San Andreas c'è solo il volante e le ruote. E l'umino. È vero. C'è anche il però che fa ancora più ridere, secondo c'è me. C'è il trucco in cui tutti sono Elvis? Eh sì. Comunque volevo precisare una cosa al di là del verde per i nostri amici a casa, se c'è qualcuno, che in realtà voi da casa vedete Jack stempiato, in realtà non è così, sono le luci. Vi hanno mentito ragazzi? Eh sì. Vi hanno mentito? Cosa vogliamo fare? Vogliamo ribellarci oppure no? Dai, allora iniziamo questa scaletta con lo spirito. Lo spoilers. No, non è così. No, con la scaletta giusta. No, con la scaletta giusta. Sì. No, con lo spirito. Basta! Basta! Ma sì, guarda, veramente, cioè, sto perdendo le speranze di avere un po' di appoggio da parte vostra, ma... Sono tutti disposti ad appoggiartelo, ma non da darti appoggio. Ma che non è quello l'appoggio che intendevo io, però va bene, dai. Dai, vabbè, facciamo questa scaletta allora, no? Guarda, Gilbo è già partito. Bravo. Saluterai questa sera? Dan. Chi? Dan. Dan. Quella signora? Basta. Fa un bel basta. Quanto pare siamo riusciti a partire. Cioè devo partire. No, io adesso ho deciso che partirò a cannone. Tu? Ma io non lo sapevo. L'avevo già fatto l'altra volta veloce. Ero partito sì. Incomprensioni già all'inizio così, ragazzi. Non oso immaginare verso la fine. Ma pensate che figata se partiamo così a un concerto. In realtà, bello, e poi ci fermiamo e iniziamo a discutere. In realtà l'avevo fatto piano perché loro stavano ancora parlando. Volevo credere. No, ma era... per creare atmosfera. Cosa devo fare? Gilbo, non mi ricordo. Sì, da parti tranquillo. Ma mi sa che così è tipo troppo veloce, però. No, lascia, ci sta. Vedi, è una velocità adatta a questa. Vabbè. L'ultima volta Gian, tu mi facevi il pa quando vero. Entrare. Vabbè, io non mi ricordo, io non ho provato un cazzo questa settimana, quindi sono fuori forma. Questo è il momento di mettere a posto sta intro. C'è un problema di incomprensione stasera. Vabbè. In realtà sta intro qua, cioè, secondo me è sempre stata fatta a caso in realtà, cioè a sentimento. Sì, ma io ste robe qua, Gilbo, cioè, il partire così lento e andare così veloce la settimana scorsa non l'hai fatto. No, perché in realtà non si partiva lento, si partiva direttamente. Appunto, con la velocità. Io sono partito lento per scherzo. Perché c'erano loro che stavano parlando e volevo fare il coglione. Poi cosa... sei tu che mi sei venuto dietro. Perché non sapevi che io che stavo facendo il coglione. Ma poi ti sei incazzato con me? No, non mi sono incazzato. Abbiamo molte cose da chiedere. Basta! Facciamo un applauso agli scemi, cazzo! Dai, qua la risolviamo molto facile. Cioè, entra lui. Lui si aggiunge quando cazzo gli pare. Tu sali. Io capisco che è il momento... di partire quando sento il e salirò. Va bene. Salirò. Si vola. Vai, Gilbo. 130. Allora.
allora così era troppo veloce, come parto così. Tell you what to be, so fuck them. Don't listen to what they want you to do anyway. You set the line now, you sacrifice your freedom. Now is the time, come on and make them pay. Always sitting in the back of the line, I had enough, so fuck you and said to me, and never bring me down. For every time you can punch me, I get above the ground. So it's the same, I'm fucking sorry. It's not the first time, it won't be the last. I must confess, it may sound strange, but I'm getting you scared and stuck in the back. Always waiting in the back of the line. I had enough, so fuck you and goodbye. You won't see me again. So sick about your lies, I'm never coming back. Now, I'm not gonna waste my time. I left them all behind. Good times you won't regret. Time to all regret. Good time to all regret. Good time to all regret. Good time to all regret. No, no, ragazzi, la mia impressione non finiva più. Era stralenta. Ho una domanda. Dov'è il microfono del rullante? È volato via. Ah! Infatti me pareva, mi arrivo. Che succede qua? Mi casca tutto. Di solito ha un fucile e oggi niente. Cosa vuol dire un fucile? No, nel senso, di solito un bel suono fuciloso e oggi niente. Grazie.
Sì, comunque era lentissima, o sbaglio. Però non era male. Boh, per me era male. Io l'ho suonata bene, infatti. No, e credo sia più lenta, sia più facile. Beh, ma me lo sistemo io, è già successo. Poi con me è facile che succedano queste cose. Okay. Ah, che bel crepo. Lo so. Ti ricordi che avevi fatto la storia per UFIP? No, mica risposto. Chissà perché. Ragazzi, facciamo un applauso al nostro Paolo che è venuto a sistemare il microfono del rullante che gentilmente il nostro Gianmaria ha fatto volare via. Sì, ma non l'ho fatto cadere gentilmente. Non l'ho fatto cadere gentilmente. Sì, perché con gentilezza l'ha fatto volare via, perché se ci metteva la cattiveria, secondo me il microfono non esisteva più. Sei un violento, Gian. Allora, mi piacerebbe quasi rifare tutto, ma secondo me vi annoia, quindi possiamo anche andare avanti. No, io non lo rifaccio, non lo ripeto. Ormai mi esce fuori dagli occhi sta canzone. Dopo. Sì, ma per forza, ma perché l'intro ha ancora i problemi. Forse è il caso di sistemarlo, cosa dite, ragazzi? Io lo sarei per sistemarlo. Condivido. Lo possiamo sistemare possiamo dopo? Anche farlo male, Ma sì, ma lo sistemiamo durante la live. Ah beh, sì, certo. Io una cosa da proporre adesso per il prossimo brano. Cioè? Qual è? Che poi lo sai solo da... Fino a qua. Ah, vuole che suoniamo. Mi è piaciuta. Cosa? Sa canzone? Ah, no, pensavo l'essere partito e non aver capito che dovevate partire anche voi, no, dopo. Ecco. Comunque, soprattutto il Gian che ha fatto una partenza. No, perché ho sempre il terrore adesso del microfono. Esatto. No, che magari in alcuni passaggi, cioè magari Paolo si dimentica di attivare subito il microfono e magari parto a bomba. No, ormai vi riconosco, ragazzi. Comunque, volevo dire che secondo me il buon Jack ci riempie il culo di rugane, ragazzi. Perché? Io? Perché lui dice sempre, no, ma le scarpe da principessa le uso per infortunio, però secondo me le usa spesso. Te l'ho detto subito che sono stracomode. Ma... Però non sono belle da vedere, vecchio. Vabbè, che cazzo me ne frega, io sono bello da vedere. No. Beh, ora neanche scarpe. Beh, molto di più, è molto più bello da vedere adesso che su FaceUp. Beh, guarda, che brutta. Ragazzi, brutta. Saluti da Katia da Marostica. Ciao Katia da Marostica. Sì, la mia de Katia. Sì, lo so. Ah, ok. Katia from Marostica. Ci vediamo dopo, Katia. Ok. Ci vediamo dopo, eh. No, beh, c'è da dire che ha riscosso successo perché... Allora, vogliamo spiegare un attimino, spieghiamo dopo, facciamo la scaletta.
Dai, raccontiamo dopo il weekend cosa è successo. Dai, dai, dai. Sì, facciamo una... No, io voglio saperlo. Sì, ma ormai l'hai detto. No, no, vai. Saperlo adesso. Ci aggiorniamo, finita la scaletta e avremo modo di chiacchierare. Va bene. Di chiacchierare e di interagire anche con il pubblico, ok? Vabbè, proprio così, guarda. Ovvio con la faccia incazzata. Ma non hai visto anche Gimbo, cazzo, sempre in tema di video di vecchio. Non hai visto il video della nonna che taglia i vecchi le unghie? Che dei taglia piedi. I vecchi? Taglia le unghie dei piedi al nonno. No, assolutamente. Che neanche da vedere. Faccio vedere. Quella è tanta roba. È tanta roba, aver chiesto a Katia di togliermi un pelo incarnito prima. Wow. Oh, ragazzi, possiamo andare avanti per favore, perché qua c'è... È più figo quella roba là delle unghie oppure sgarbi contro Mughini? Adesso mi grande! Bellissimo. Ti prego, ti appoggio. Dai, dai, fish. Fish? Can you feel all my anger? Can you see that we're all pretending now? Blinded by the lights that they keep feeding us. I don't even know where to begin. I don't know if I will ever get a chance to get out of this prison of emptiness. Sitting on a shake, I'm feeling the pressure. I'm suffocating. I need someone to get me out. I don't even know why I'm feeling all so small. Everything around me spreads all of control. Bene, sì. Ho fatto proprio una robetta. Basta. Io ormai questa non la sbaglio neanche nei sogni. No, vecchio. No. Ho messo quello che dovevo fare. E allora, vogliamo. Occhio alle doppie voci, ragazzi. Appunto, quello era una delle cose. È proprio per quello che le muto. E basta! Potrebbe essere quella, cazzo, la doppia voce. Comunque sembra che non, sembra che dici So Am I Down, sembra che dici California. California. Vai, che sembra stra tanto, eh. Comunque volevamo avvisare i nostri gentili e cari spettatori, i nostri spettatori. Telespettatori a casa, che abbiamo e stiamo per raggiungere in questo preciso momento una canzone nella scaletta che faremo in live. Probabilmente, in live, probabilmente il prossimo giovedì. Telespettatori, vecchio, me la scrivo. E vogliamo invitare i presenti. Vogliamo invitare i presenti a seguire la live della prossima settimana, non solo la nostra, ma anche delle altre band, cui salutiamo. E con la speranza. Che questa canzone. Discorso da paraculo. Con la speranza che. No, un cazzo. Con la speranza che questa canzone venga bene. Sto dando motivazione a questi ragazzi. Boh, ti dico.
Non penso che verrà tanto bene. Secondo me è buona, buona la prima, dai. Proviamo. Dai, dai, compagna. Compagno. Posso darti il via, maestro Bernardi? A me? Tu a me? Tu a me? Tu a me? Dammi il via allora, bastardo. È un certo tipo e metti a posto in sento un film anni 40 perché che va. Questa cosa mi sta uccidendo, quindi è meglio che partiamo. È la chitarra di Jack. Sì, mia. Ah, ma aspetta. C'è qualche cavo che non funziona? Fermi tutti. Prova ad attaccare meglio i cavi al pedale. Dovremmo esserci? Sì. Adesso ha cambiato. Ah, prego. Oh, se vuoi. I walk around the neighborhood on a summer afternoon. Some bad guys at me and try to sell me something. Two chickens, stripes and Mexicans are on a paper bag. Look inside it and I found some shit that seems to make me Mr. Brain. The other night you know I saw you there. I was looking at the window and I got a smile from you. We were just around the corner wearing that black leather tie. Maybe I should come with you but I'm too scared. Yesterday with my friends in my room, we watched TV all the time. We were under some design to go out for a while and took some delicious friends that been in the city restaurant. I looked behind the corner, it seemed like a famous action book. It was right in front of me, but who's gonna bully me? Mr. Friend, where you been? The other night I saw you there. I was looking at the window and I got a smile from you. We were just around the corner wearing a pathetic tie. Maybe I should come with you, but I'm too scared. Cazzo, bello. Mi piace come l'hai anche un po' girati, sì, girata. Ho messo mano pochissimo, proprio due stronzatine. Ma ci sta. Bella, bene, bene. Dovete stare attenti al tempo, ragazzi. Sì. Beh, sicuro. No, io probabilmente. Io? No, tutti. No, sì. È iniziata con un BPM, in mezzo era quattro volte superiore ed è finita quattro volte più lenta. Cioè, quindi... A Podarissimo Ciamanolo, Spoglio Sermanos, è il mix del tempo. Esatto. È il mix del tempo. È il mix del tempo. È il mix del tempo. Comunque questa sarebbe meglio provarla il più possibile stasera. Sì. E qui c'è quel coro che mi è sempre piaciuto mettere in mezzo. Però vorrei darti iniziale, vecchio. Ma quella è da doppio? Quella da doppio tipo Bad Religion. Quindi bisogna che vi mettete d'accordo voi due signorini. Sì, beh, no, non per il live sicuramente. Ma cos'è tipo da Sorrow, una roba del genere. Beh, dai, dici che è bella quella canzone là, sì. Oggi pomeriggio stavo suonando, è figa. A proposito di figa, ca, mi piacerebbe che partissi tu adesso per il prossimo brano. No, ho già capito qual è. Stavolta giusto. Me lo fai anche un discorso di intrattenimento? È stato bellissimo, sì, proprio. No, adesso è il momento di questa canzone. Ma sono posso ho sbagliato, ragazzi. Cioè, una volta capita, non è ma che no, poi. Ma puoi anche parlare d'altro, eh? Dico, adesso basta! Sì. Basta! 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 No, dai, è il momento della musica. C'era un ragazzo che si chiamava Gian Maria. E passava tutto il tempo a suonare la batteria. Che controcanti, ragazzi. Vero? Vabbè, dai, ora quella serie. Dai, è chiusa adesso quella serie. I wish I had a Shelly
for every senseless killing. I'd buy a government, America's for sale, and you can get a good deal on it and make a heavy profit. Infatti mi piace che il microfono e il rullante sia finito sulla cassa, non riuscivo a capire da dove cazzo. Cazzo, hai fatto un colpo! Non ho capito. Guarda dove te sei accorto che ti è cascato il microfono? Sì, sì. Ah, ok, perché ti ho visto ridere. Ma mi piace ridere. Vai a prendere il microfono. Eh? Che fai a prendere il microfono? È nella parte opposta. Non serve che lo allarghi così tanto. Ma non l'ho mai preso. Io non è che lo prendo. Meno male che non lo prendi. Poi io speravo un po'. Cioè, dovresti conoscermi? Si sta irritando. Mi piacerebbe già. Che... alla voce da irritato. Mi piacerebbe che facessi la stessa danza di sabato sera, Gian. Vorrei vederti danzare. Vorrei proprio vederti danzare. Ma che danza ho fatto sabato, mi ricordo? Ecco sul palo. No, no, beh, arriviamo alla fine della salita e poi c'è da parlare di sabato, Sì, là. Ce n'è. Esatto, manca solo Fear of Nobody. Ce n'è. Manca solo Fear of Nobody. Ok. Te manca una canzone. Sì. Detto manca paura dei nessuni. E sono adesso le 9:30. Senti quanto, che abbiamo detto, quanto tempo che abbiamo un pacciaco e ar dopo, eh? Aspetta, ma quanto tempo c'è di live? Mezz'ora. Ah, ok, vabbè, dai, mezz'ora. È solo 4 settimane, 6 settimane, 8 settimane che ne parliamo. Tipo. Vabbè, ma non mi ricordo, cioè, poteva essere anche un'ora. Vabbè, tranquillo, sì, se vuoi. Un'ora alla fine. Devo partire con la intro? Boh, anche no. Partiamo diretti. Sì, esatto. Ne abbiamo di materiale. Mi pare che la intro prima è venuta una merda, ma no, dai, non proviamola, chi se ne frega. Vai.
Vabbè, no, ma questa siete dei cazzoni, no, veramente. Non ci sono problemi. Questa qua no, è questa... scontata. Sì. L'hai scoperto adesso, Paolo. A noi, Paolo, penso che avrei capito già da un po' che a noi ci piace fare le figure di merda. Però le facciamo con stile. Oddio. Sta agli altri. Oddio. Oddio. Forse ragazzi. Lo facciamo. Perché no? Perché visto che comunque siamo abbastanza fan, presi un po' così con le bombe col tempo, perché non lavoriamo un attimino meglio sull'intro di questa, che comunque ce n'è di materiale su cui lavorare? O dico una cazzata e la facciamo diretta e poi state 20 minuti a parlare di cazzate dalla live? Ma aspetta, l'intro di questa? Ma l'intro di questa qua è il solito? Sì. Ma è appena stato detto di non farlo. Ah, ok. O no? Io ero rimasto che l'intro da live di questa era solo batteria e puttanate varie. Ma detto lo facciamo? Questo, io ci starei nel fare un qualcosa di un pochino più... Vai, parti con la batteria, facciamo l'intro. Sempre la stessa cosa, eh. Dentro una scatola c'è il tempo. Però. Cos'altro di qualcosa in più? Per beh, lui potrebbe dire qualche cosa invece di suonare e ci parla sopra come aveva fatto l'altra volta che parlavamo sopra. Però in realtà puoi dire lui qualche cosa. Sì. Era quella l'idea. Cazzo dico, però. Cioè, un conto, è, cioè, secondo me è diverso avere di fronte un pubblico. E un ma conto... se di solito di fronte non abbiamo mai nessuno, cosa cambia? Beh, questa è Paolo, Paolo stasera non ne sbaglia io. Una no, perché anche a me è successo ragazzi, cioè non è che non ci metto becco io. Allora invece di parlare non riusciamo a tirar fuori qualcosina da aggiungere a sta roba? Dico, se volete rimanere uguali rimaniamo bastardi come lo eravamo. Ma visto che sei tu quello solista, riesci a tirare fuori qualcosa e io faccio quelle cose che fa Gilbo? Ha detto niente, ho detto bestemmiato. Qua ci stanno tipo delle ottave, secondo me. Dai, proviamo a... Quelle che c'erano anche, secondo me, nella versione c'erano, iniziale c'erano. Io facevo delle ottave. Secondo me era quello come intro, quello lì ci stava. Poi che faccio le ottave? Secondo me possiamo... Proviamo, vediamo cosa viene fuori. Io ti faccio sotto il... aperto di chitarra tipo. Ok. Ma aspetta, tu stai facendo una roba diversa. No, che note sei che te è fa? Così, è così. No. Ok. Sì, ah, sì, okay, allora siamo giusti. Ok, ok, facciamo così allora. Però prima inizierei con la roba tranquilla che facevi te, non mi ricordo com'era. Ah, ok. Una roba del genere, non lo so. E poi la carichiamo. Beh, ma decidiamo un po' di giri, non so, un facciamo. Sì, due, non so. Il classico giro 2 e 2 e poi apre. Sì, secondo me va bene. 2 e 2, dai. 2 e 2, poi apre il brano e poi parte. Quindi sono 4 giri e poi. Fai 2 tu da soli. Sì. 2 insieme 2 sono 6 giri in totale. Sì, Gian, aspetta, tu ragiona a blocchi di 2. Esatto. Il primo è solo te. Poi arriva lui col chi? Due giri. Altri 2. Poi entro anch'io e lui fa l'ottave e poi basta, si parte con il quindi in totale sono 6. Fammi un po' dormi. Vai.
stava? Un altro giro ci stava. Secondo me sì. Ancora un altro? Altri due. Io avrei caricato ancora un po' di. Io avrei caricato ancora un po' di più, sai. Vabbè. Stavo caricando adesso con le ottave. Ok, adesso io ho capito una cosa, che all'inizio secondo me è meglio se entro con. E poi dal secondo. Poi è aperto, esatto. Ok. Silvo, te secondo me parti con la nota mollata lì, come hai fatto adesso, come ci sta? I primi due li faccio così. Sì, sì, sì. Ma solo sì, il mi, però. Sì, 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 sì. Vada, vada. Dovevo ancora entrare nelle ottave. Altri due però non di più, sennò viene infinito. Sì, sì, sì. Vai, vai. Allora, va bene, partisci. Non lo so. Siccome l'idea c'era. So, ho sentito robe che non c'erano, non andavano tanto bene. Però riproviamo, vediamo quali sono i problemi. Allora, parto io da solo? Sì. Ovviamente. Okay. Com'è partiamo io e te? Meglio, meglio. Erano sei, no, sì. Allora c'è qualcosa. Siamo dispari. No, non erano dispari. Siamo dispari. No, non erano dispari. Sì, perché io sto contando i giri pari. Sì, ma anch'io, ma erano sei. Erano sei. Ci metto le. No, mister... no, erano sei, vecchio. Tutta la vita. Allora deve entrare prima con le ottave, allora. Ti dico una cosa. Cioè, secondo me, qua devi capirti tu, vecchio. Perché come metrica sono sei giri. No, io mi capisco benissimo. Secondo me c'è un'interpretazione un po' velocizzata del caricamento, secondo me. Cosa vuol dire? Che vado più di, su di BPM? No, che... Che sale dopo, anticipi... perché la curva non è così. Esatto, ma è così. Esatto. Come il cazzo mio. Adesso. Adesso non entriamo. Vabbè, non è infatti, dai. Cioè, secondo me, allora, ci sta, parti. Ok, così. Sì. Buono. Entri tu, ok? Tu secondo me dovresti aspettare a entrare. E anche tu, Gilbo. Cioè, fai la nota mollata all'inizio, ok? Poi quando fa quel feel che cambia. Ma ragazzi, che io entro, anzi, io ho idea che sarebbe meglio entrare io quando tu inizi l'ottave. Con l'aperto o non con lo stoppato? No, anche con lo stoppato. No, perché io entro con le ottave dell'aperto, non con lo stoppato. Per quello ti dico che c'è. Però cazzo, così facciamo a finestra. Ma perché no? Perché secondo me tolgo via sta merdata e facciamo una roba più cattiva. Parti col coso, tipo magari ti faccio tutun tutun tutun. Okay. Tutun tutun e poi parto a bomba tutun tupan, tu, una roba più togli merda, vero, vecchio, sì. La cosa del tutun tutun. Dai, allora proviamo a cambiare così. Vai, magari tu... forse ci stiamo infossando, intendi? Parti, vai, allora. Vai, che ho l'idea. No, non ho capito. Fa vedere come partire, come partiresti tu. Però più. No, a bomba però. Perché così suoniamo anche io e lui. Però, sai cosa? Così mi convince proprio zero quello che faccio io.
Perché dovresti farlo aperto e non papam papam papam. Io, proviamo, proviamo. Io sono aperto, ecco. Infatti non faccio più. Ma sarebbe figo. Cioè, tu parti e io ti sto dietro. Quattro giri e ogni volta che lo fai, io ti tengo il 4 così. Fallo come l'intro. Fallo come iniziale. Esatto. Ancora non mi convince quello che sto facendo. No, ma a me non convince il peripepepin. Perché sono aperto. Oh, l'ho appena fatto, no, mi faceva da cagare. Ma non così. Cioè io faccio, suona. Cazzo, perché mi vengono sempre adesso le idee? Ah, proprio sì. Dritto, senza ne... Sì. Vabbè. Prova. Vediamo. Però, sai cosa? Dimmi. Io farei tutti quanti insieme la cosa, quella... Anch'io. Sì. Ma no, così quando carica però. Ok, dai. Vabbè, proviamo. Mi piace l'idea, fa cagare. Lo butto la porta. Basta, andiamo. Però sì. Così sì che la curva non è così, ma è proprio così. Sarebbe... Finale, caricamento. No, io sarei andato diretto invece. Sì. Noi ci siamo fermati adesso, sarei andato con l'inizio. Sì, quello sì. È che così non sale gradualmente. Non è bello così. Cos'è? Cioè, ci sta. Cosa? Cos'è che stai criticando? Mezzo. Ah, o dicevi direttamente di andare da. Secondo me ci vuole qualcosa di. Perché io ho capito cosa intende Jack. È che fa un po' di difficoltà a spiegarsi. Può essere. Allora, la crescita dinamica dell'intro è troppo veloce. Sì, lo so. Questo l'ho notato anch'io adesso. Ok. Non far finta di sapere. No, è vero. Quindi non è più un intro. Ed è, qua ci metto del mio, non è più un intro, è un'altra canzone a cannone che non porta niente di più al concerto. Io sono d'accordo. Quindi deve essere molto più graduale e il massimo dell'esplosione non deve essere durante l'intro, ma durante la canzone, cioè quando parte la canzone. Se no non è un intro. È vero. Se no è un'altra canzone. È vero. Sì. Cioè, non è di l'esplosione, dove muoverà? Qua dove muoverla? Oh, yes. Ciao, vai. Comunque, io vi dico che secondo me, come me l'avete mandata in registrazione, quando io ero ancora in prova, quella per me era un intro da concerto. Ma quello era figo, perché non lo facciamo così? Quello che sto chiedendo anch'io. Cioè, è sempre stato fighissimo, secondo me, l'intro così. Però prima non l'abbiamo fatto come lo facevamo 4 mesi fa, 5, 6 mesi fa. Quindi facciamolo come ancora lo facciamo. Ancora prima del Covid. Ancora prima del Covo. Prima del Covid era... Cioè, era figo perché era tipo rappato anche, era bello. Era coinvolgente, aveva groove. Ma prima non l'avete fatto così? No. Perché no? Ma da quant'è che non lo fate più così? Un po'. E perché non lo fate più così? Perché siamo scemi. Cioè, non c'è tanto altro. No, in realtà è anche un po' che non lo facciamo proprio. È anche un po' che non lo facciamo. Riprendiamolo, insegnatemelo, perché io non mi ricordo più una sega. Da nuovo quello. Ma
no, lui sta facendo quello che devo fare io. Vai, vabbè, proviamolo, perché tanto è sempre la stessa roba, proviamolo. Provare l'intro assolutamente. Però così già era di sicuro era meglio di prima. Non dico che sia una figata, però era meglio di prima. O no? Assolutamente. Oh no! Oh no! Ma sì o no? Non ti dico che è un qualcosa di pazzesco, qualcosa che mi carica, ma pazzurdo. Ha un senso. Ha una forma. Sì, esatto, esatto. Proviamo solo l'intro un'altra volta per avercelo archiviato o andiamo avanti? Sì, sì, io proverei, starei qua a provare 100 volte, ma più che questo, l'altro? L'altro? L'intro quello, iniziale? L'intro del live? Sì, 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 condivido. Che te devo dire, Tomma? Che te devo dire? Facciamo così, qua il programma per stasera, se faremo le altre canzoni sarà solo perché abbiamo al 100% queste qua? Spero. Eh? Non ci mettiamo
possiamo fare Get Back in Line se non sappiamo fare l'intro? No, ma va, vecchio, ma tranquillo. Ok. Facciamo Get Back in Line. Comunque sabato abbiamo preso una stecca assurda. Oh, finalmente si parla un po', che mi ero rotto il cazzo di suonare, voglio di parlare. Sacrilegio. Pdor, figlio di Khmer. Allora, sabato abbiamo fatto un mini party a casa mia, ok? Con tutti i presenti qui. Abbiamo fatto colletta per prendere da bere e bere a casa mia, alla fine abbiamo bevuto fuori, cioè non a casa, in bar. Quindi è, poi è stata molto conveniente ed economica la cosa. Si è rimasto tutto, a parte qualche birra, è rimasto tutto lì. Sì, beh, tutto è rimasto lì. È tuttora lì. Ancora per un'altra volta. Sì, sì. Secondo me Paolo è andato, via. No, sono qua. Ah, ok, ero straconvinto che tipo... Quindi tu stai palpeggiando la batteria per farti notare? No. Ah, allora è automatico. Grazie. E niente, basta, questo era il resoconto di sabato. Finito con... Tutto qua? No, beh, diciamo che... Sì, poi ci sono i vari dettagli, dai. Diciamo che c'è stata un po' di animazione nel centro storico di Marostica. Ah, okay. Sabato sera. Avete giocato a scacchi? Madonna, con gli sciottini abbiamo giocato a scacchi. Era viva. Mamma mia. Ah, sei viva? Va bene, dai, comunque... Watch out, motherfucker. Comunque, parentesi sabato, facciamo questo intro che sì, non piace moltissimo neanche a me, però facciamolo il meglio possibile. Il punto è... Aspetta, di che intro stiamo parlando? Io pensavo dell'ultimo di... Io del primo. Ah, okay. Allora, ci sta, concentriamoci su... Allora, quello di Fear No Body è come l'abbiamo sempre fatto. Non è male, ma non fa neanche cagare. Cioè, a me non piace quello che facciamo, cioè non è il nostro genere. Cioè si può orchestrare meglio, perché tanto è tutto uguale. Cioè io sono sempre la stessa roba, boh, non lo so. Cioè per me si può fare molto meglio con quel giro lì, molto molto meglio di così. Basta mettere il rullante alla Lars Ulrich. Sentenger. Guarda che non si risolve solo con la batteria, quella cosa. Non si risolve solo di batteria. Sì, ma era ironica la cosa. Ah, ok. Vabbè, ho una roba per volta. Facciamo venire fuori quello, dai. Che è la cosa che mi preme al momento. Quindi adesso prenderemo in mano gli intro. E sarebbe il caso anche lo Spolios, che l'abbiamo provata una sola volta. Esattamente. Quindi, di che intro parliamo adesso? Dell'intro, secondo me. Il primo? Sì, dai. Ok. Via il dente, via il dolore. Che questo qua, secondo me, è quello più cagnaro. Sai cos'è, ragazzi, che non mi convince? Sono le ottave che faccio. Mi sembra buttate lì. Beh, no. Come inizia, secondo me è una figata. Ci siamo presi tanto all'ultimo a fare queste cose. No. No. Siamo fatti così. Siamo fatti male, ma siamo fatti così. Vabbè, punk è normale, ragazzi. Non so, ma... se dico una stronzata... Al posto di fare quelle ottave buttate là, se io invece faccio un accordo aperto e poi le ottave le carico dopo quando entri anche tu. Beh, perché non provare? Proviamo così. Io ho un pregiudizio qui, e perché quelle ottave all'inizio ma a te non piacciono, a me piacciono una vita. Però proviamo anche con le accordi aperti. Comunque, ragazzi, non fatemi cominciare troppo solo. Cioè, almeno quando io faccio questo all'inizio, datemi un colpo di re. Cioè, proprio... Perché? Ma anche un power chord o comunque un accordo aperto. Guarda che viene fuori bene quando sei da solo. Cosa? Che viene fuori bene da solo. Ah, ok. Cioè. Sì, anche secondo me Gilbo viene fuori bene. Anche secondo me. Quindi cos'è? Re e sol, ovviamente. No, re, sol e ra. Re, la. Sì, bravo. Ok. Vai, parti allora. Vediamo com'è. Oh,
meglio con l'ottava, cazzo. Con l'ottavia. Con l'ottavia. Una volta voglio mettere tipo un bambino. Voglio chiudere un bambino dentro una custodia rigida. Secondo me è veramente comodo con quel vellutino lì che c'è dentro. Sì, se lo chiudi, poveretto. Dipende. Anche le bare hanno il velluto. Cosa? Dentro. Cosa? Dipende quanti giorni lo tieni chiuso dentro. Ho dovuto andare in fase accordatura perché. Ah, è normale, siamo abituati. No, Paolo, facevo pietà. Lo rifacciamo? Sì. Che dite? Mi è piaciuto questo. Mi è piaciuto. Perché non c'ero io? Ma sei ironico? No. No? No. Ma vabbè dai. Sembra ironico. Non lo so. Mi è piaciuto un sacco. Vai, riprova. Questi sono accordi diversi però. Ragazzi, proviamo sto intro. Perché lì non ho provato un cazzo, perché non ho provato una nota scordata. Grazie. Bellissimo! Non mi ha suonato per nulla male. No. Secondo me ci stava anche l'aggiunta del... Hai fatto lo stoppato sotto. Sì, ma non è quando entra l'ottave. Ragazzi, quando... saluti da Chobber, che è un ragazzo che segue... Ciao Chobber! Ciao Chobber! Mi domanda dove siamo che possiamo fare tutto sto casino. Siamo in uno studio di registrazione, Chobby. Non c'è nessun tipo il mio di studio casino, di registrazione. Siamo nella sala prove di MTM. Siamo nel basement. E noi di siamo MTM. Gli Stino One. E benvenuto, carissimo. Carissimo. Gentilissimo. Vorrei anticiparti che stiamo discutendo in animatamente. Molto animatamente. E scordatamente. Gli schiaffi. E basta! Sfumature varie in un intro che dovremmo fare la prossima settimana. Perché loro si svegliano molto in fretta. 11 puntate che gli dico che devono preparare il concerto e loro lo preparano la settimana prima, giustamente. Beh, ma in realtà c'è poco da preparare, dai. Beh, ma Emma, vuoi una copertina, Jack? No, ti vedo un po' provato. Per quindi, vabbè, che se mai per settimana prossima vi manca bastardo, sta sfiga. Bastardo. Ma tanto noi lo sappiamo che succede qualcosa. Vi manca sta sfiga. Minchia, no, cosa ha detto? L'ha detto, No, aspetta, minchia. L'ha detta. Devo scongiurarla. Chobber mi dice: ci credi che quando ho letto la schedule e ho letto Still No One pensavo che non avessi ancora nessun gruppo per quella serata? Ma ma tanto non si fa una serata, cioè. Ma è vero comunque. E Jack non è calmo. Beh, se andiamo avanti così, ragazzi, sicuramente la negatività cioè... parte proprio dal nome della band. Esatto. Bisogna cambiare il nome della band, ragazzi. No. Beh, tanto lo sappiamo qual è la seconda scelta. Cos'è? Punto G. Punto G. Quindi vabbè, dai, ascolta. No, no, la seconda no. La seconda no. La seconda no. Cosa? Useless. Ah, no, no, no. Ma io sto ancora parlando di... Okay, infatti, okay, infatti, okay. Infatti. Ti ho visto con l'occhio... Com'era? Cioè, così secondo me... Posso provare una cosa? Sì. Cioè, non io. Da farti fare a te. Dimmi. Se quando faccio gli accenti di ottava, mi fai anche tu l'accento con la... con la nota capito, mollata. Capito, proviamo. Ok. Aspetta, però, dovrebbe essere una roba tipo... A voi non cambia niente. E si fa l'intro di nuovo? Sì.
Vabbè, sì, devo fare solo questa. Vai, vai. Sì, mi fai quella. E... proviamo un attimo. Fammi capire dove metterli. Ok. Abbasso un po'. Vai, vai, parti Gilbo. Cosa sentri io fare? Ah, ok. Vuole fare lo sborone. Sì, ma non da subito. Ok. Riproviamo, provo ad aggiungermi in modo intelligente. Però è una bella idea. Trust in you, trust vai, vai. In you. Però così non è durata anche poco. Ok, va bene, va bene. Dai. Sì o no? Dai, chi se ne frega poi. Sono entrato anch'io abbastanza fresco. Riuscirà a partire Gilbo? Sono indeciso. Se ti fa sentire meglio con te stesso. Ha fatto quel suono tipo sei pagliacci che hanno quella cosa. Anche un paio di robe. Ok, come sono entrato secondo me ci stava, quindi sì, dai, abbiamo risolto. Secondo me io lo, cioè, lo terrei così. Sì. Io sono partito a sto punto, non ho neanche tanto aspettato, sono partito con lui. Ma, sì. Ma sì, io ho deciso che a un certo punto farò una roba del genere. Fine? Sì. Ci sta? Sì. Sì. E Paolo, volevo dirti che se anche tu vedrai come ha fatto il nostro carissimo Jack l'altra settimana, che si guardava la mano, non è che per contare le dita, ma è perché ha un taglietto qua che si copre le palle. No, volevo cazzo. Avvisare. No, mi ha fatto morire dal ridere Jack la settimana scorsa, che era proprio là. Oh! Oh. Eh sì, vado fiero della mia mano, cazzo, cioè, proprio una... in realtà un cazzo era il contrario, però vabbè, però. Ah sì? Sì sì, perché è pieno di calli anche ora, tuttora. E vabbè, oh. Oh. Ma sì, ma ne cercai da lavoro, no? Sì, anche dipende se lo consideri lavoro, sì. Farsi le seghe è un lavoro. Cazzo, sicuramente non possono essere calli da mouse. No, no, calli da mouse quali sono? Non ci sono i casi da mouse. Comunque, allora... Io i calli ce li sono a sinistra. Fatto così, l'ho inquadrato in maniera diversa all'intro. Ok? Secondo me era tanto mieloso per me prima. E adesso? L'ho un po'... ci sta un po' di più. Boom. Oh, siamo... su, cioè, io per, con quest'intro io non ho problemi. Ragazzi, avrei una richiesta. Sì?
Visto che Chobby sembra apprezzare la batteria, mi fate la canzone quella che inizia col mega solo di batteria, che non mi ricordo come si chiama. Waste. Perché è un solo di batteria quello. Grazie Gian. Vabbè, sì. Beh, cazzo, tutto l'intro è un solo di batteria. Tutto il concerto è un solo di batteria. Quindi facciamo vedere a questo carissimo ascoltatore che siamo capaci anche di suonare qualcosa. E adesso Gian lo cannerà dalla prima all'ultima. Basta! Però senza il proseguo non rende un cazzo, ve lo dico. Sì, no, è vero. Però già che ci siamo, fai anche Jack Deck. Vai. È tutto. Vai, amore! Questo è il vero virtuosismo. Sembra tipo un'autorità religiosa nel fare questo. È giusto. I wish I had a Shelly for every senseless killing. I'd buy a government, America's for sale, and you can get a good deal on it and make a heavy profit. Vai, payaso. Partiva la bestemmia. Allora Chobby dice 100 punti a Grifondoro. Io sono serpe verde. Tra l'altro non te l'avevo detto, perché sapevo che l'avresti fatto. Domandava anche il trick e l'hai fatto alla fine del giro. Quindi... Che trick? Che hai fatto girare la bacchetta. Ah. Perché lo fai sempre? Perché sei uno sborone. No, ormai è... Tra l'altro è passata una settimana. Da cosa? Una settimana. Hai ancora una settimana per risolvere il trick del Charleston. Quindi nel giorno del live. Messo... Io me lo sono ricordato. L'ho messo via. L'ho messo. C'era nella storia e no, manca ancora una settimana. Perché tu non hai visto la storia che ha postato, non so se oggi o ieri, che faceva saltare una bacchetta per terra. No, non l'ho visto. Sì, è figo quello. Sì. Sì. Grazie, Mora. Però dovresti fare come. Hai visto Chrono Effects su Backstage Passport che lo fa sui muri e sul soffitto? Non qua, grazie. Però mi sa che rimane sulla bacchetta se lo fai nel soffitto. Oh. Io voglio rifare lo Spolios, ragazzi. Sì, anch'io.
Ma lo facciamo pensavo mantenendo che, pensavo che dicessi io voglio fare sesso. Beh, quello dopo ormai quando arrivo a quella casa è passata. Va. Rivelazioni intanto scottanti. Sì, no, infatti, cioè. Anch'io con la mia mano destra callosa. Io no. Io voi siete tutti destrorsi? No. Sì. No. Destro. Sì. No. Cos'è l'offesa? Sì. Aspetta che risposto, rispondo a Chobby che domanda perché devono tenersi le mascherine, non sono più di un metro. In realtà, allora adesso io per domanda, mio domanda scrupolo ho fatto tenere le mascherine sempre perché in realtà l'obbligo è quello di tenerla nei luoghi chiusi. E in più, a maggior ragione, in realtà da ieri, l'altro ieri, che c'è anche l'obbligo di portarla fuori, è un casino. Cioè ieri anche Mentana c'aveva la mascherina in diretta. Quindi, boh. Cioè, ce l'ha mentale, non ce l'ha già come un rompazzo, ragazzi. Esatto. Con... No, diciamo che l'unico permesso lo do a chi canta. Ah, beh, perché già come un rompazzo prima con un sacco attenzione di cose. Tipo. Lo do a chi canta perché. Pagliaso! Fanculo lo Mentana stato anarchia. No, no. Mentana cosa sì, cazzo! Mentana c'è uno di noi. Uno di noi. C'è uno di noi. Mentana fa rima con puttana. Ma sì. Che cosa vuol dire? Ma perché? Comunque, bellissima la tua immagine a profilo di Facebook, eh. Ah, sono ironico, come... eh. Come? Che palle. No, dai, ci sta. Poi quel sorrisetto. Va bene, dai. Comunque, com'è finito il discorso? Basta! Ecco, lo spoglio. Sì. Lo facciamo con un no, tempo... No, stavo solo cercando la rima con Mentana che Jack mi ha chiesto. Una bubana Lugane no, no vabbè facciamola incredibilmente Poiana. Mi sono ricordato tutto il testo prima vediamo se riesco maestro a posso darle io il tempo un perché mi sta rubando il lavoro patafiocca. vada me lo dia. I walk around the neighborhood on a summer afternoon. Some bad guys stop me and try to sell me something. Two chickens dressed as Mexicans, I run the paper bag. Let's set it and I found some shit that leads to me. Hey, Mr. Freak, yeah, tonight you know I saw you there. I was looking at the window and I got a smile from you. We were just around the corner wearing a black and tie. Maybe I should come with you, but I'm too scared. Yes, it be. I was with my friends in my room to watch TV on the time. We were hungry, so decided to go out for a while. And just until it starts, what's up in the shady road turning? I could be an old man who seemed like the famous Isabel. It was right in front of me. Fuck, who's gonna bully me? Mr. Friend, where have you been? The other night I saw you there. I was looking at the window and I got a smile from you. You were just around the corner wearing a pathetic tie. Maybe I should come with you, but I'm too scared. Prova a tenerlo più lungo finché non fai. Abbiamo una richiesta estetica, ragazzi. Vorrebbero vedere i vostri tatuaggi sulle bracci, sui bracci. Ma è sempre... Sui bracci! Io ho solo questo. Aspetta. Fai lo zoom. Lo zoom lo dovresti fare tu manualmente. Com'è? Ti devi avvicinare alla camera, quello è lo zoom. Beh, ma sono loro i maestri qua del tatuaggio. Beh, lui è criminale. Chi inizia? Vai, Jack, fai tu. Non so come, cioè, come dovrei fare. Cioè. Ti avvicini alla telecamera, sai, la vedi qual è la telecamera. Quindi. La patafiocca della situazione. Ci vorrebbe quella. Beh, oddio, così non si vede un cazzo. E... Oh, là, ok, un po' meglio adesso. Cazzo, Jack, sono fighe, però. Sono proprio... Chi te li ha fatti? Homemade. Da solo. Mia mamma. No, ragazzi, è nato così. Fatti
un bravissimo tizio, il buon Carlo, Skin Painting Tattoo Studio, Sacco Longo. Garanzia. Sacco Longo il paese? Tanta roba, minchia. Grazie. Il mio in realtà è un work in progress da 4 anni, perché sì, che ne è un po'. Il mio non è che sia una cosa prestabilita, cioè è come una tela, quando vado là col braccio improvvisa, cioè il mio è tutto un improvvisare. Comunque è un bio-organico, sì, a parte il pelo, ma... Infatti, il pelo è bello, cioè, quando arrivi lì, prima cava tutto il pelo. Questo qua. È vero che deve ancora essere completato lì? Sì, ma sono tutti quanti da riempire, cioè tutto il braccio qua. Io pensavo che fosse tatuato il pelo. Qua ci sono dei dati. Il pelo tatuato. Basta, io non parlo più. C'è un pezzo. Comunque, cazzo, che mi dimentico. Ciabi, dite che avete un sapore di Green Day. Ma, cioè, non, ma non voi... sono d'accordo, ma sarei onorato, cazzo. Ma voi li conoscete i Green Day? Riferimento puramente casuale. Cosa, Gian? Cioè, quando ho detto sta frase non hai capito a chi mi riferivo. Certo. Molto bene, allora. Tell me why. Però i Green Day, ai Green Day, quelli che giravano forte erano belli marci. I Green sì, Day, ne parliamo anni 90, quindi. Esatto. Perché poi non so quanto complimento sia per me. Beh, buono. Ma guarda che fino ad American Idiot... Per me è sempre complimento. Fino ad American fino Idiot? Fino ad American fino. Idiot ti dico ok, sì, sono d'accordo, sì, perché è figli che li ho seguiti. Sì, io. Sì. Anche American Idiot di per sé è un bell'album. Lui sì. Dice anni 90. 21. Oh, guarda, riconfermo che sei uno di noi. American no, Idiot, tipo, eccetera, eccetera. 21 Guns è... 2008, 2006, 21 Guns. 2006. Però... 2006. Comunque sì, no, due... Ma non c'entrava una bega con loro, però a me piacciono la vita. Comunque ragazzi, il 2020 è proprio un anno di merda. Ma va? Cioè, oltretutto, ieri è andato via anche il nostro Eddie. Vale. Sì. Cioè, veramente. Eddie Mercury. Eddie Mercury, è proprio lui. Porca troia. Sì, che in realtà, che però queste cose qua a me stanno sui coglioni, tipo che muore uno sì, famoso. Tutti e anche magari chi... Cioè, io c'è un sacco di gente che so per certo che non ho mai sentito mezza sì, canzone dei, vabbè, dei Van Halen. Però Gilbo, non guardarla solo in modo negativo. Io la guardo anche in modo positivo. Nel senso che tanti che non avevano idea di chi cazzo fosse Van Halen hanno finalmente l'occasione di capire un musicista vero sì, cos'è. Okay. Cioè, sì, ok, però allora ha bisogno di morire per far capire. Ho capito, Gilbo, però funziona così. Cioè, guarda quanti artisti diventai famosi dopo che si è morto. Lo so, ma secondo me sta cosa... Ti dico una cosa, Chester, quando è morto, io i Linkin Park non li ascoltavo tanto. Dopo che è morto ho scoperto... Cioè, avevo una panoramica generale, sapevo quali erano i brani principali, ma dopo che è morto, dopo averlo visto al concerto... Cioè, prima l'ho visto al concerto, poi è morto. Ma va. Mio figlio poteva morire. Che magari capiscono male. Ha del senso quello in quello che sta dicendo, però, Da io ho scoperto la bravezza di Chester. È brutto da dire, però è una cosa che che cazzo ne so, un sacco da vita che è così. Guarda Beethoven, guarda... Sì, io capisco. Qualsiasi artista che dopo che è morto si scopre cosa ha fatto. Cioè lui dice, magari questo artista per me voleva dire qualcosa davvero e mi dà fastidio che gente a cui non gli è mai fregato un cazzo. Vabbè, adesso ma è morto perché... e deve fare il fenomeno. Sì, esatto, anche sì, se vabbè, è giusto questo ragionamento, solo che non è corretto sul da vivo a me voleva dire qualcosa davvero, perché in realtà Van Halen, cioè... Però rispetto il personaggio sì, perché no, esatto, è stato un grande, però musicalmente... Jump, esatto. No, diciamo che io non sono di quelli che pubblica Chobby post... dice che sono dei morti di views, ci sta, perché tanta gente effettivamente pubblica solo per questo motivo, però... Oh. Ma boh, cioè, probabilmente se avessi da farci soldi su sta cosa probabilmente lo farei, cioè. Bastardo! Guardiamo anche l'altra faccia. Ma in che senso? Cioè. Ah, ok. La faccia di Gilbo o la mia? Però io sono molto positivo sul discorso, cioè che tanta gente, magari uno dice, ma chi cazzo è questo qua che tutti scrivono? Magari uno ascolta e dice, ah, ma è quello che ha fatto questa canzone, ah, ma che si chiama così questa canzone? Tipo Jump, che è... Tipo i Quiz. che la stessa odio, cosa la di odio. Quando, che ne so, Justin Bieber e Rihanna mettevano le magliette Thrasher, la gente si incazzava. Esatto. Però a me sta bene perché è visibilità per Thrasher. Esatto. Tipo i Quiz. Thrasher Magazine? Sì. Quiz cosa? Tipo i Quiz.
Ma trash adesso è diventato... Cioè, che tipo, che bisogna mettere la persona... Sfera, perché se no non lo sai. Sì, ma non capisco cazzo. Tipo i quiz degli Listino One che facciamo ogni martedì. Io ho idea che Chopper sia della stessa idea di Gilbo, perché appena scritto sei stato un grande Chester, riposa in pace con una foto in bianco e nero, dimmi una fottuta canzone di Linkin Park che non sia Numb. Merita un applauso questo ragazzo, però cioè proprio... A proposito di Linkin Park, avete sentito per caso le storie di ieri? No, storie. Ah sì, che c'era Crawling. Bravi, Madonna, bravi, Elisa, bravi, bravi. Che cosa ha tirato fuori dal cappello ieri? Molto, molto bravi. Tu non l'hai sentita, Gian? Cosa? Hanno fatto Crawling. Vatti a vedere la storia di... Hai tempo fino a domani mattina alle 8 più hanno o meno. Ma chi è che la canta? Acustica. L'Elisa dei Sparkly Plains. Bravi. Cazzo, me la vado a vedere assolutamente. Ieri sera intorno all'1 ora e 52, mi pare, una roba del genere. Noi penso che l'unica cover che riusciamo a fare sia questa. C'era un ragazzo che si chiamava Gian Maria. Linkin Park? Eh? Linkin Park? No. Stino One. Sembravi, sì. No, Stino One, ancora nessuno. Conosci? No. Ah, è per quello. Meme di Messi. Porca barette. No, dai, comunque... Ciao Sparking, saluto anche voi. quello mancava. Ragazzi, avete voglia di fare una canzone? No! No! E a me basta che prima che noi lasciami ci stare! Qui, abbiamo rifatto un'altra volta l'intro e un'altra volta lo spoiler. Facciamo. Il resto mi va ben tutto. Facciamo Fish e poi l'intro di Nobody. Sì, molto esigente, Jack. Aspetta, che rispondo a Chobber, che mi sa. Vorrebbe capire la disposizione, io dove sono. Allora, Chobby, devi capire. In bagno! Esatto. Riverbero del bagno. No, allora praticamente è una sala di registrazione. Non so se hai mai visto come sono fatte le sale di registrazione. Sono quadrate. Loro sono nella sala. E in realtà, dove adesso sto inquadrando Gilbo, perché dietro a Gilbo c'è un telo nero. Dietro a quel telo nero ci sono io. C'è che Paolo, ho messo il green screen, eccetera, eccetera. Ciao Paolo. Ciao Gilbo. Ma quindi quel telo nero non è il green screen? No. Cioè, non è verde dall'altra parte? No. Ok. No, quello è il telo nero per coprire la visiva, per evitare di far vedere di qua, che sei un casino. Ma quindi se Gilbo scosta il velo... Gilbo scosta il velo vengono giù un sacco di puntine, però mi si vede, sì. Ah, e bestemmi. Esatto, Chopper. Io abito dietro quel telo nero. Ma perché non ma Fish, la facciamo dritta o volete fare il blocco in mezzo con le mani? Adesso quello è diventato lo standard. Fish più mani? Perché fin adesso è sempre stato Fish meno mani. No, io le mani mi rifiuto. No, vabbè, ma lo rendiamo un po' più corto, però il passaggino ci stava, secondo me. Sì, ma cioè, con che coraggio tu puoi metterti a fare così in live? Perché l'abbiamo già fatto con un ride, vorrei ricordarti, ed ha funzionato. Esatto. Sì, ma almeno c'era qualcuno. E cosa vuol dire? Tu aspetta, tu devi sempre fare le cose come, ci sia un sacco, come se ci fosse un sacco di gente. Paolo, anche perché poi... Paolo, stasera la mia approvazione è al 100%, non ne sbaglio. Anche perché poi questa roba va su YouTube, quindi sarà per sempre. Forever and ever, whatever, whatever. Please make me laugh forever, forever. Ma fa strano fare così e non avere nessuno di fronte che può fare così. No, Jack, ti senti un po' imbecille, Jack, secondo devi me. Devi essere incazzato. È bello che io sono già imbecille di mio, quindi guarda. Sì, beh, ma... Quindi? Ditemi come volete farla quella parte là. Facciamo più mani, cazzo! Più mani, cazzo, dai! Bene, altre cose nuove tanto. Una settimana prima del live. Aggiungiamo, sì, sono stato solo io che devo improvvisare, quindi piuttosto lo rendiamo un po' più corto, perché era tanto lungo. Cioè, ci hanno anche insultato con in chat. È vero, sì. Cosa è vero, che ha insultato chi? Uno. Bene, allora proveremo questa cosa con il nostro amico Chopper che ci sta seguendo. Basta! Quindi resta ancora connesso per questo brano e capirai il perché. Non per questo, Can you feel I'm a yanker? Can't you see that we're all pretending now? Blinded by the lights that they keep feeding us. I don't even know where to begin. I don't know if I'll ever get it. Just to get out of this prison. I'm
suffocating. I need someone to get me out. I don't even know why I'm feeling that so small. Everything around me spreads out of control. This in a bowl. See that the walls are closing in. And I'm not even sure if I'm still breathing now. Take me out of these fucking walls. Show me what's on the road outside. Show me the way to break free somehow. Starting to shake, I'm feeling the pressure. I'm suffocating. I need someone to get me out. I don't even know why I'm feeling so strong. Everything wrong. Watch it break out. Sono in ascolto, questa è una prova per il prossimo live. È semplicissimo, dovete battere le mani a tempo come farà il nostro batterista appena darò il via. Ma è semplicissimo, dovete battere dopo il 4, battere le mani, semplicissimo, semplice, rapido e indolore. Quindi ci sta un bel 1 2 1 2 3 4. I don't even know. Io l'ho fatto più corto. Più che altro, allora, sì. Più che altro è l'indole da Tagadà, che non è tanto. L'indole da Tagadà? Sì, ho capito. Tipo, prendi il codino. Esatto. Che come l'hai fatto? È un po' da giostraio. Ma scusa, ma perché un non po' fate? Da gioca giù, eh. Ok, esatto, ragazzi, adesso più esatto. Veloci, ricordatevi che bisogna fare così. Esatto. Ultimo giorno di giostre, ragazzi. Dicono in questi casi milanesi, fotte sega. No, 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 ma perché non fate solo headbanging? Guarda che io sono stato sì, io sono stato naturale il più possibile. Non secondo, è che... me, secondo me hai fatto bene. Cioè, ma a parte quello... Anche se è venuta fuori la versione giostraio... Oh, saremo giostraria. Cazzo, sento che forse devo cambiare lavoro. Fermi tutti un attimo. Andiamo a suonare sul Tagadà. Perché no, ho no, visto che ti ho preso tipo la sprovvista già quando sono entrato. Sì, mi hai spaventato. Mi hai spaventato, vecchio. Altri due giri erano troppo lunghi. Sì, sì, hai ragione. No, no, è colpa mia. Ragazzi... Annuncio importante, io e Gilbo abbiamo trovato cosa fare nella vita, non i musicisti. Bastardi. Andremo a fare quelli che stanno in mezzo nel Tagadà quando gira, sai. Ma quelli che non stanno siete proprio nel minimamente cinto. Abbastanza zarri per farlo. Ma quelli là, ma sono quelli, cazzo ne sai? Quelli là, quelli là sono quelli che non pagano il biglietto, che, sono, che stanno là tipo... Esatto, esatto. Ma cioè dovete darvi un attimo un cambio di outfit, c'è bisogno qua. Vedi che sta un attimo, mettimi le buffalo, mettermi vestito da truzzo, vedi? Okay, così sì. Tu ti metti le buffalo che sono più della tua generazione, io metto le silver, le Nike. Le... Sì, ma ragazzi, così belle, non cazzo. Siete zarri, siete zarri negli anni 90, quindi siete dei boomer, Grinch. Ma gli zarri adesso? Io ormai ci ho preso il gusto a essere un boomer. No, ma no. Aspetta che tiro fuori la chicca, ragazzi. Buffalo bianche, e, se mi ricordo bene, i jeans della Energy, i... Vai. La maglietta, M2O. La t-shirt della Energy, sempre con la riga rossa qua è bianca.
e il mezze maniche bianco. O se no, il jeans Angel and Devil. E gli occhiali qua. E il tracker, il cappellino col frontino così, tipo fratello di Sara Scazzi. No, per dire, tipo fratello di Sara Scazzi, che ha il frontino tipo così, della Angel and Devil. Occhiali con le tapparelle, tipo. Sì. Bravo, bravo. Chobby dice, occhiali da sole più grandi della tua faccia, cresta in testa con due chili di gel. C'era la marca. E marsupio. Che cola. Oh, ragazzi, c'era la marca, quella che poi gli ha dato sponsor dell'M2, Rotterdam Industries, che c'aveva tipo questa specie di alieno mascherato, che era proprio la marca degli zari, che comunque non erano boomer, erano gabber e warrior. Ma comunque, anch'io nel mio piccolo ho avuto l'esperienza di provare le Buffalo, però io ero povero, quindi ho preso quelle tarocche e una volta mi sono messo a giocare a calcio con le Buffalo e ho visto la zeppa volare. Proprio tirato un calcio è volata. Sì, che comunque quando fa così a raccontare tutta sta cosa, c'è una canzone che per me è stupenda. Gaza, a raccontare sta cosa, c'è una canzone che per me è stupenda dei Rumatera. Quale? Che è Tagada. Ah, sì? Sì. Tornando ai discorsi seri un secondo. Quindi là in mezzo sei si parla. Nazista, tu. Si parla. Eh? Per forza? Per forza? Ma dove? Su Mani. si chiama Mani. Su Fishing a Ball, là in mezzo si parla, quindi. Vabbè, cosa sia? L'alternativa qual è? Facciamola dritta. Ma scusa. Aspetta un attimo, facciamo così. Appoggio l'idea di Jack, cioè più che altro non. Aspetta. Chobby, tu che sei abituato a vedere robe Twitch, eccetera, eccetera, ci sta o non ci sta? Gian, è tempo in più che guadagniamo, cazzo. Tra l'altro. Porco Giuda. Vabbè, cioè, ma non possiamo fare scalette così. Ma fonte sega. Sì, ma non poter pensarci neanche il giorno prima. Non ci sta, dice. Ah, non ci sta. Chobby dice non ci sta. Porca troia. Bravo, Chobby. Però vorrei capire il processo che è venuto nel cervello di Gian nel cambiare idea. Sì, appunto. Questo è che l'avrei detto 20 minuti fa, solo che avete parlato di Tagada e robe varie, vi ho lasciato. Però ho elaborato. Però ci stava dai, il lavoro del Tagada. Perché è molto meglio parlare di Tagada. Anche perché alla fine del discorso del si tempo, quanto guadagni 20 secondi? Sì, si becca. La patente si becca. Scorreggiare? Beh, tu prova a farlo. Ma vedrai come va. Che bacchette già. Interessa! Dove sono poi, oh? Le 40. Mancano 20 minuti. Oh. Comunque guarda che il periodo d'oro delle giostre c'era un sacco di gnagna. Non so quante malattie avesse le tipe che giravano in mezzo là, però Chobby dice che i giostrai attiravano la fica pulita. No, in realtà dovevi stare attento ai giostrai, ragazzi. Chobby dice, ma con affetto, perché non voglio farvi fare figure da Roma agli autoscontri. Che cavolo, se non ci fossi te, come faremo? Oh, ci va giù pesante, però, ragazzi. Qua è con affetto, però sotto no, ce ne sta. Non ha ragione. È onesto. Onesto. Cazzo. Sei sotto i baffi. Vabbè, cazzo, quindi dai, non lo facciamo. Sotto i denti. Sei sotto i denti. Story domani, sotto i denti. Quindi non si fa, ok. Cosa? Sta roba qua. Ah, va bene, ok. Quindi è sì, sempre come al solito, fish meno mani. Sì, fish meno mani. Meno mati, proprio. Meno mati. Allora facciamo l'intro di Nobody e andiamo con Nobody. Ok. Sto invecchiando, ragazzi. Sono già dimenticato che cazzo dovevo fare. Ma non dovevo partire io, sì. No, allora aspetta, prima di partire ripasso a parole di come si svolge. Ah, com'era una volta? Com'era inizialmente? Bravo. Ok. Ok, parte lui e io mi attacco con Gilbo dopo. Mi piace più far così.
listen, I want to cut your abuses. My hands are shaking, my eyes are bulging, my rage is burning, I'm afraid that there's no turning back. You don't seem to understand why I think it's time to let this go. Oh, no. This time I swear I won't back down. Oh, no. I'm sick and tired of waiting for our turn, for our chance. Take you any longer. You're full of yourself, so fucking average. Just say you're wicked, I consider you as a bitch now. You don't seem to understand why I think it's time to let this go. Oh, oh, this time I swear I won't back down. Oh, oh, I'm sick of dying waiting for my turn, for my chance. Fortuna avete suonato bene, ragazzi, perché è appena arrivato un ride da Sir Laser. Grande, eccolo. Sir, ciao. Per fortuna abbiamo suonato bene. Ciao, ragazzi. Madonna, che discorso da ritardato. Che ciao da ritardato, vengo. Sì, beh, ma con una faccia così non è che ci sia tanto. E quanti saluti dobbiamo fare? È un bel po', ragazzi. Tipo alla una saluta a tutti. Ciao a tutti. Ciao a tutti. Ha paura che se poi se lo dice ci viene l'ansia da prestazione. Ma guarda che anche se non me lo dice l'ansia da prestazione ce l'ho comunque. Bene, dai, allora. Ottimo. So che c'è un ride in corso, però ho avuto un'idea. No, lasciamo stare, la facciamo dopo. Più che altro, potete rifare solo quel passaggio della canzone dove c'è il coro. Oh, 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 il posto di ritornello. A proposito, sono intonato. Fallo solo tu, perché fallo due, secondo me. Come vuoi, vabbè. Quindi da dove? Per fortuna te non fai cori, guarda. For myself, beh, dovrà farli in studio. Dovrà farli in studio, eh. Ma infine, sì, beh, dovrà farli bene, no? Meglio di così. Ma c'è l'autotune in studio, tranquillo. Facciamo l'effetto Cher dopo, eh. Ma ci sta, tanto alla fine già nel mezzo trapper, quindi l'autotune. Ma quindi vuoi non toccare me la mia famiglia? Vuoi il ritornello, tutto il ritornello finale? Io devo fare quel Paolo, senti qua. Vabbè, sì, facciamo il ritornello, dai. Sì. Gian, ricordati, o parli o suoni, perché sennò quel microfono lì mi rientra tutto. Ok, ritornello e risolviamo. Ritornello completo? Sì. Dai. Sì. Okay. Giusto per fare... Okay. Fighissimo.
beh. Hai capito? Hai capito. Mica scemo? No! Mica scemo. Possiamo, posso chiedervi questa cosa? Perché ho paura che sia tipo tardi. E possiamo fare lo spoglio sull'ultima volta? Sì, è tardi, è meno un quarto. Ah, beh. No, tranquillo. Aspetta, che Sir, sì, ho cambiato tutte le scene perché la settimana prossima ci sono i live. Quindi farò dei videoclip in diretta, fondamentalmente. E mi raccomando, fate il ride soprattutto il giovedì. Bene. Ormai capito, il giovedì è un giorno fortunato per i ride. Come dite? E facciamo lo spolios. Lo spolios. Sabi ha detto che io ho detto che oggi si fanno 24 ore di live. Voi ci siete? Sì. Se si possono fare. Io avevo già in mente. Se si possono fare pause cicca, sì. Sì, pausa cicca, sì. Gas, torna a casa, prendi le birre e vodka. Che sono magari, magari, cazzo. Questa cosa qua delle live su Twitch. Io, appunto, se fossi in te, per rendere ancora più. Brrr. Ammetterei una pausa cicca. Come la diamo la pubblicità alla fine in TV. Potrei, diciamo, pausa cicca e frigorifero con le birre. Attenzione ragazzi, attenzione, sta per iniziare lo spoglio e vedi di non contraddirmi. Nunca mai. Mai più. Aspetta, fermi. Aspetta. No, troppo. Che cazzo ti credi di aver di fronte qua? Dai. I walk around the neighborhood on a summer afternoon. Some bad guys stop me and try to sell me something. Two chicken strips and Mexicans, I run a paper bag. Look tired and I found some shit that seems so stupid. Hey, Mr. Big, the other night you know I saw you there. I was looking out the window and I got a smile from you. You were just around the corner where we end up on the inside. Maybe I should come with you, but I'm too scared just to be. No, fermi. Qua c'era qualcosa che mi ha mandato fuorissimo. Rifacciamola, vi prego. Sono quelle cose che non ti aspetti proprio. Un coito interrotto. No, devi però aspettare che almeno ti stia guardando. Vai. O ascoltando almeno. Mi stai vedendo, Jack? Sono qua, Dai. I walk around the neighborhood on a summer afternoon. Some bad guys stop me and try to sell me something. Two chicken strips and Mexicans, I run a paper bag. Looking for it and I found some shit that seems strange to me. Hey, Mr. Freak, the other night you know I saw you there. I was looking out the window and I got a smile from you. You were just around the corner where we ended up getting tired. Maybe I should come with you, but I'm too scared. Yesterday I was with my friends in my room. We watched TV all the time. We were angry, so decided to go out for a while. And took some time and just found something to show you I'm sure. I went behind the bar, man, he said, like the famous actor. He was right in front of me, but who's gonna bully me? Hey, Mr. Finn, where have you been? The other night I saw you there. I was looking at the window and I got a smile from you. We were just around the corner where we end up on Friday night. Maybe I should come with you, but I'm too scared. Oh, questo sì. Ma com'è che fai il coro finale? Come il coro finale? Cioè fai... Sì, quella roba lì. Devi fare. Maybe I should come with you, but I'm too scared. Cioè, quello che ti dicevo prima, se lo tieni un po' più lungo, che allora ti faccio questo canto. Ma io lo tengo, cioè, anche quando ritorni il sol. Ah, la dici. Sì.
Chi è che si è incantato qua? Ah, cazzo! E poi quando torniamo a casa mi mando a rec, ho fatto anche i controcanti. Ve li faccio sentire. Bravo! Bravissimo! Sono difficili, sono difficili perché non sono O e A, sono le parole. I lo so. E U. Com'era quel l'armonica che abbiamo fatto l'ultima volta a cappella di voce? Com'era? Tu partivi tu con no, un po' più alto eri forse. Ma così è troppo bro, perché tu arrivi che sei no, è vero, parti un po' più basso forse. No, non era così, era questa era giusta però. Quello, tu fai facciamola, mi prego. Che roba. No, ma perché in realtà tipo no, l'abbiamo fatto meglio l'ultima no, volta. No, ma perché quando lui è partito preghiamo, io dice ciò dietro a lui, ci ha fatto la facciamo un po'. Dai. Allora. Ma tu vabbè, non devi entrare così di ruin. Vai. Vai. Non so neanche perché mi sto prestando. So neanche perché mi sto prestando sta roba. No. No. E Chopper dice: e il Signore disse: l'uomo è stonato, non insultatelo, non è peccato. No, devi venire ai nostri concerti quando c'è una possibilità. Sei grande, cazzo. Primo fan ufficiale maschio degli Stino One. Dai, che metta mi piace a Instagram, Facebook. Siamo su Instagram, siamo su Facebook. Padre, perdonateli, non sanno quello che fanno. Guarda che potremmo trovare date forse su LinkedIn. Ragazzi, potremmo fare... No! Potremmo fare... No! Dai, Fish! Vai. Ancora? Va bene? Ancora? Ancora? Lo sa, lo sa. Scusa, parlavo con Chobby. Ma perché non facciamo... Perché Chobby, Gazza, Chobby ha appena scritto Facebook è per i boomer. Oggi l'ha distrutto. Si è guadagnato proprio un nemico grandissimo. Gli ha detto che è un giostrale, gli ha detto che è un boomer. Non so cos'altro vuoi dirgli. Li vedi i peli bianchi qua? Cosa significano? No, che, sei boomer. Che sei un boomer. È boomerang quello. Sei un boomerang. Che non è il boomerang quello di Instagram. Che l'ha distrutto, tu sei. Però, ragazzi, cioè, ormai io sono a queste freddure così, sono abituato ormai. Quindi facciamo fuck you and goodbye. Che sei uno del gruppo, sì, di non ha paura dei nessuni. Sì, lo sappiamo, Chobby, che... No, vai tranquillo. Facciamo bella veloce, che la prima volta... Fermo i conti in parcheggio dopo. No, dice che il boomer non è dato dalla vecchiaia, ok. Il boomer è dato dal comportamento fallito degli over 50. Allora non è il mio caso. Beh, Gaz, quanti anni hai? Tu 52? Povero Gaz. Oh, mi avete insultato tutte le dirette, adesso un po' di vendetta. Un po' di vendetta, cazzo. Perché se le hai legate tutte, c'ha anche le dita dei piedi legate ormai. Restituisce piano piano quando può. Vabbè, però guarda che se facciamo fucking goodbye bisogna che facciamo l'intro. Carissimo. Ma che c'ho due armi io in mano. Carissimo. Dai, vai. Più che altro, il tuo modo per minacciare è peggiore, Gian, è... Ragazzi, se sbagliate voi, sbagliate solo voi, ma se sbaglio io... Faccio sbagliare tutti. È per questo che l'unico che sa suonare è il batterista. Allora, stasera sta andando troppo di doppia cassa sta cosa, non mi piace stasera. Mi interessa. No, non piace neanche a me. Comunque, grazie. Comunque, trovatevi un altro batterista allora, dai. Ciao Giacomino. Avete sentito? Basta! Il buon Giacomino ha detto che se facciamo fuck sarebbe da fare l'intro, sì. Non ha tutti i torti, però io non ho voglia di fare l'intro. Ciao bella. Però non ha tutti i torti, quindi se volete facciamo l'intro. Facciamo l'intro, però facciamolo, dai. Facciamolo. Adesso l'indaga. Li ho convinti mentre erano distratti, vai. Offline.
you anyway. Just set the line and just sacrifice your freedom. Now is the time, come on and make them pay. Always hanging in the back of the line. I've had enough, so fuck you and goodbye. Do you want to see me again? So sick of all your lies. I'm never coming back. Now, I'm not gonna waste my time. Up to me, but never break me down. For every time you can punch me, I get up off the ground. So it's the same, I'll break your stomach. It's not the first time, it won't be the last. I must confess, it makes us taste bad. I'm getting used, getting stuck in the back. Always hanging in the back of the line. I've had enough, so fuck you and goodbye. See me again. So sick of all your lies. I'm never coming back. Now I'm not gonna waste my time. I'll let them all behind. Good times I won't regret. Good times I won't regret. Good times to all regret. Good times to all regret. Grazie, grazie, grazie. Grazie mille. Grazie, Graziella e grazie. Grazie al Gazza, l'eco che ho sentito. Grazie al Gazza. O al Gazzo. Al Casa. Tipo un tilt. Comunque, Gilbo, mi mancherà il grazie di essere venuti? Era la parte più bella del concerto. Sì, ma non lo faccio con nessuno davanti. Lo so. Anche perché non viene nessuno, quindi cioè... Grazie per essere stati con noi. Sì, ma non è la stessa cosa. No, ma va. Per come è impostato, no. Comunque c'era per quella bravata lì con il doppio pedale all'inizio. Mi hai quasi mandato fuori. Sono riuscito a riprendermi per il rotto. Per il rotto della cuffia. A me è piaciuto tantissimo. Perché si dove metallari. Sì, ma il discorso era. Basta! Il discorso era. A me piace che metti la doppia cassa. Basta che non mi fai il tu perché non si può sentire, vecchio. No. Cioè, quello proprio martellante alla Joy Jordison, ti prego, non farlo. No, ma perché lui non ha suonato tanto sta settimana e quindi si sta sfogando adesso per quello. Io l'ho capito. Ma deve proprio scegliere il giovedì quando voglio suonare. Bene, cazzo! A me piacciono le cose tipo alla Whitechapel. Prendiamo una canzone a caso, quella che vuoi te, e falla con la doppia. No, che perché ti metti in testa queste cose, Adesso la facciamo, se no... Dai, facciamo questo esperimento e poi ci salutiamo. Ma quindi una canzone a caso? Quella che ti viene facciamo meglio. Facciamo Fun Away. Ma non è che sono un mostro col doppio, cioè non vado... quella che ti senti che potrebbe venire. Facciamo Fun Away. Sfogati. Dai, sfogati, fai... Ma è quella meno indicata di tutte, però facciamo. Quindi cosa preferisci? No, è proprio per quello che è una figata. Preferisci Without Limit? No. Ok. Vecchia quella, beh. Anche voi. Quindi adesso andremo a peggiorare del tutto la canzone. Ma non lo so, quindi, io... Qua vedo già tipo le anziane signore che si coprono le orecchie. E quindi ogni 2 secondi ci sarà un fill. Prima di... meno di 2 secondi. Sì. Quindi una canzone che è fill e doppio pedale. Ragazzi, non... Non siamo noi questi. Non aggiungo altro, Non so come cazzo partire. Vabbè, è il batterista che vuole dare sfogo. Questa è la tua jam. Vai. Ciao. Ha ha ha!
Non è che devi per forza metterlo anche qua, sai. Non puoi partire normalmente così mi dai l'input e poi fai questo. Ok, grazie, almeno quello. Vedete ragazzi, è tanto semplice. Quando vuoi far star zitto un batterista, gli fai fare quello che vuole per 20 secondi, tanto non dura di più. Adesso possiamo fare quel cazzo che volete. Paolo, dovevamo ascoltarti prima, sai. Porca troia, sai. Ma Paolo, ma che c'è? Piuttosto che il corso di doppiaggio, fai tipo un corso di gestione batterista. Avrebbe già due batteristi che verrebbero al corso, cioè il suo e il nostro addestramento batterista. Però è vero, cioè mi fa da psicologo Paolo, il sistema. Io dico, il guarda, sistema. Io faccio così, ma beh, io ti capisco già perché fai così, così. Cioè guarda che tante volte mi hai illuminato. Corso di addestramento batteristi. Sì, è come autodisciplinamento. Va bene ragazzi. Accademia correttiva. No, non c'è rimasto. Correttiva. Sì. Che ora abbiamo fatto? Le 11:05. E ciao. Quindi adesso tutto il raid che c'era prima è scappato via dopo questa cosa. Ovviamente no. Se no facciamo tappeto di doppio pedale per altri 5 minuti e via. Ci salutiamo con il tappeto di doppio pedale. No, no sto scherzando. No, no. Anche se stava partendo, stava partendo. Approfitto di questi ultimi no, istanti. No, Chobber, non facciamo 24 ore. Io rimango su voi. Ehi, là, ragazzi, tipo Fonzi. Che dobbiamo mandare a letto il boomer. Io sono felice che vi preoccupiate per me, perché vado a letto felice con mia morosa che mi aspetta a gambe aperte. E con questa il boomer ve la caccia, porca troia, Comunque, no, non era questo, non volevo parlare di mia morosa adesso. Come volevo dire che, visto che nessuno qui ci pensa, perché pensate, uno pensa al doppio, gli altri due alla figa, perché? O al boomer, anch'io vorrei ricordare e invitare tutti quelli che sono attivi adesso che giovedì prossimo è la nostra ultima presenza qui, cioè, nel senso, facciamo il live di MTM. Il nostro canto del cigno. Ed è l'ultima volta ragazzi, che saremo settimana qui. Prossima sarà la settimana dei live in generale, concerti tutte le sere, vuol dire mezz'ora di concerto dove facciamo una specie di videoclip che dura mezz'ora. Videochiamata. E poi tutte queste cose, queste canzoni, i ragazzi se le useranno come vogliono, io le userò come voglio, le metterò su YouPorn, su Pornhub, su RedTube, eccetera, eccetera. E quindi sì, settimana prossima la settimana dei live, come non li avete mai visti, speriamo. Grazie per aver approfondito il discorso, anche tu una Paolo, videochiavata, vedi? Esatto, Chobber. Una videochiavata. Quindi la prossima settimana ci sarà surplus di ordini di vasellina, esatto, e fazzolettini. A proposito di surplus di robe da ordinare, dovete passarmi il vostro logo, ragazzi, perché io settimana prossima, non so se ve l'ho detto, farò anche le magliette per l'evento, che vuol dire che potranno essere acquistate su Streamlabs soltanto il giorno della, o tutta la settimana o solo il giorno, adesso devo vedere, decido sabato o domenica. L'inquadratura in questo caso deve andare direttamente a Giacomo, che è lui che si arrangia queste cose per il logo.
Boh, niente, sì, te lo do a Paolo, ma tranquillo. Ok, non in JPG possibilmente. No, no, cosa vuoi? Una I, un PNG, PNG. Un SVG, PNG un va EPS. Bene. PNG va benissimo. Okay. Un PIF. Ragazzi, grazie di tutto, buonanotte. Ciao! È stato bello avervi con noi. E... Bella. No, no, Chobby, non sono quelle che si rovinano lavandole. Le ho provate e testate anch'io perché ho quelle di MTM. Ma cazzo, io lo voglio conoscere, sto Chobby. Deve venderle, può dire il contrario. No, 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 calma, aspetta. Io ho fatto rappresentante di abbigliamento per 8 anni. Quindi se dico che è una maglietta va bene, va bene. Non vi preoccupare. No, ma ragazzi, io lo voglio conoscere, sto Chobby. Cioè, lo dobbiamo incontrare. Cioè, lui sta facendo domande a Raffica perché vuole tenerci qua 24 ore. Esatto. Grande Chobby. Ciao ragazzi, buonanotte. Notte, ciao, notte. Ciao, 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 ciao. Ciao a tutti, ciao.